Bentornati a scuola con Raffaello. Oggi siamo in un luogo estremamente suggestivo e stiamo per andare in soffitta attraverso questa botola che letteralmente sembra aprirsi nel cielo. In realtà per me questo significa anche andare a trovare un amico d'infanzia, ma non è per questo che vi porto con me. Bruno, ben trovato. Grazie innanzitutto per l'ospitalità. Salute a tutti quanti. Allora, siamo qui per parlare di incisione, non di caduta in bicicletta, che sono tra i ricordi più vivi della nostra infanzia. Dunque, sì, vabbè, intanto grazie per l'invito, quindi questa apertura su questa piccolissima scuola nascosta qui ad Urbino e che è in qualche modo incastonata con l'industria della banconota. Una scuola appunto piccola che può in fondo ospitare 5 allievi ed è nata dalla voglia, dall'idea anche di recuperare un mestiere collegato a Urbino in maniera fortissima. Però spiego pian piano il collegamento forse che intercorre, diciamo, tra questo progetto, nato appunto circa 8 anni fa, durante un convegno a Budapest dove tutti gli incisori di banconote si trovarono a discutere dell'avvento del digitale in questo particolare ambito. Dunque si capì in quel momento che i sistemi digitali stavano in qualche modo proponendosi fortemente per sostituire o per replicare i risultati di un lavoro che era in realtà antichissimo. Ed è stato questa voglia di rallentare, in qualche modo di ragionare su questo, senza demonizzare nulla del digitale, di quello che poi comunque avverrà, probabilmente. Ma la consapevolezza di essere rimasti in pochi a poter trasmettere questa sapienza, in qualche modo, che era fortemente collegata a Urbino, quindi in più riprese durante la storia Urbino compare nella parabola di questo mestiere che quindi facilmente collegabile a Raffaello, anche se va spiegato in qualche modo come questo filo si collega. Benissimo, noi siamo qui per questo, per farcelo raccontare. Sì. Quindi, dunque, l'idea di raccogliere 4-5 maestri dell'incisione internazionale e provare appunto a raccogliere la sapienza che era stata poi tramandata dentro le banche centrali. Quindi stiamo parlando di calcografia, un sistema che è quello che ha permesso in qualche modo la stampa dei biglietti che abbiamo sempre avuto, pensiamo alle lire, per esempio. Ecco. Già, magari possiamo avvicinarci, Sì, vediamo come no, qualcosa di più. dimmi tu a quale tavolo avvicinarmi. Dunque, sarebbe interessante arrivare a Raffaello proprio ragionando un po' sulla banconota, che sicuramente è più vicina a noi rispetto a Raffaello, in qualche modo. Quindi questo sistema incisorio, che in qualche modo è il capostipite della calcografia, in sostanza, è il bulino, e quindi ecco perché questa scuola poi si chiama scuola dell'intaglio a bulino. Ci riferiamo a questa barretta di acciaio temperato che era utilizzata quindi
ancora, già prima di Cristo, quindi è una barretta assolutamente patrimonio, diciamo, dell'umanità in qualche modo, perché con questa barretta, ancora prima dell'invenzione della stampa, della scoperta della stampa calcografica, quindi serviva per decorare i metalli preziosi e per trattarli poi attraverso un procedimento che si chiama agnello. In sostanza la matrice allora non era incisa per essere stampata, ma per essere mostrata. Quindi c'era una sola esecuzione e l'esecuzione veniva riempita di una sorta di inchiostro che veniva seccato e quindi metteva in evidenza i segni fatti. Quindi questo durante tutto il Medioevo, fino appunto alla metà del 400, quando casualmente pare a Firenze venne scoperta la stampa su carta, ossia appoggiando su una matrice inchiostrata dei lenzuoli umidi, si scoprì, apparentemente poi diventa anche velocemente leggenda questa, però ecco, si scoprì la possibilità di replicare quello che si era inciso. Da lì nasce in qualche modo l'idea e quindi la possibilità di divulgare un manufatto su metallo. Questa scoperta, che in qualche modo avviene appunto in pieno Rinascimento, viene subito raccolta in qualche modo dagli incisori, forse prima i nordici, o in qualche modo contemporaneamente in Germania e in Italia questa tecnica viene subito assimilata ad una possibilità anche più, in qualche modo più proficua, un'aggiunta, diciamo, al lavoro artistico, perché la divulgazione non avveniva come noi la pensiamo oggi. Chiaramente non c'era fotografia, quindi questo sistema di replica, in qualche modo, di un'invenzione, viene poi chiamata in qualche modo, ed è qui l'invenzione in qualche modo di Raffaello, incisione di traduzione. Quindi entra in gioco proprio questa potenzialità di divulgare un pensiero, in qualche modo un'invenzione propria di un artista, e quindi di poterla rendere e appunto divulgare a più persone. Chiaramente ci si può immaginare che una pala d'altare, un affresco delle stanze vaticane, per esempio, fosse più che impossibile da muovere, quindi da mostrare in altri paesi. Quindi cominciano questi scambi in Europa, soprattutto di stampe anche tra artisti, tra Durer, Raffaello, ci sono degli scritti, e Raffaello incontra, diciamo, c'è un incontro nella vita di Raffaello, che è quello con Marcantonio Raimondi, incisore di Bologna, e probabilmente a questo punto si mette a punto, e qui sicuramente c'è probabilmente la regia di Raffaello, o il ragionamento collettivo tra l'incisore e l'inventore, per escogitare in qualche modo un sistema di linee sempre più complicato, quindi che andasse incontro ad una restituzione coloristica del quadro, pur non avendo colore. Quindi l'idea è che appunto la calcografia in sostanza è una lastra scalfita da questa barretta, che viene poi
inchiostrata, e quindi l'inchiostro rimane negli scavi, negli intagli appunto dell'incisura. Se vogliamo, è una semplificazione drammatica per la resa del colore, perché una linea ha una sua drammaticità, in qualche modo è lontanissima da quello che con un pennello e con una velatura si può fare a colori. Quindi la sfida era però quella di unire il più possibile e di ammorbidire in qualche modo questa cesura. Con Raimondi e poi con Marco Dente, Agostino Veneziano, gli allievi di Raimondi poi che lavorarono con Raffaello, a questa sorta di, si poteva quasi dire, bottega allargata, quindi una sorta di, sì, non fabbrichetta, però insomma un luogo dove l'incisione prese via via sempre più importanza. Qui c'è, mi piace ricordare come, o quantomeno nelle mie suggestioni, come appunto la preoccupazione di Raffaello risiedesse nell'idea di consegnare, a volte questo avvenne, perché poi di quei disegni non ci sono dipinti in qualche modo completati o quindi consegnare l'idea all'incisore in modo che l'idea co con una sua valenza già culturale forte e una, anzi quasi una sintesi ideale del pensiero prima dell'opera, quindi consegnarlo all'incisore per poi portarlo avanti, in qualche modo immaginandosi chiaramente un'interpretazione, ma che era poi in via sempre sperimentale, perché questi incisori, lavorando assieme o passandosi le idee di Raffaello e i cartoni, provocano una lenta evoluzione che poi risulterà a noi, in particolare nel campo della banconota, un'evoluzione ricchissima, quindi che si è complicata via via tanto da diventare un elemento di sicurezza, ed è per quello che dentro le banche centrali ritroviamo questo mestiere. Ed è questa la parabola di questo piccolo attrezzo che è ancora oggi, o quantomeno fino a 15 anni fa, era proprio il principe della banconota, perché garantiva una sicurezza. Sono costretto a parlare un po' al passato, perché in questi ultimi 15 anni, e qui ci ricolleghiamo a quel convegno che ha dato il via a questa scuola, ci si è reso conto che il laser poteva in qualche modo provare a sostituire alcuni passaggi di questo lavoro. E come tutte le evoluzioni che poi, se ragionate, portano a una vera evoluzione, quindi un'evoluzione consapevole anche di un passato, quindi preoccupate anche di mantenere le cose buone e non defenestrare il tutto. Ecco, questa scuola ha voluto tenere il punto, diciamo, sulla qualità, perché il digitale era già capace di produrre delle banconote che, viste un po' en passant, risultavano simili a delle banconote vere e proprie che avevamo sempre visto, mentre l'incisore con lentino riusciva ancora a collocare delle leggerezze che avrebbero portato a un decadimento di una scuola. Questa scuola è preziosissima, secondo me, culturalmente, diciamo, la scuola intesa come patrimonio culturale che dal Cinquecento appunto ci ha raggiunti. È una storia curiosa perché poi in seconda battuta si può ricollegare a Urbino in maniera anche più vicina a noi, perché in particolare io mi sono battuto per portare questa scuola, questo progetto internazionale a Urbino, perché dove
le radici ancora forniscono ispirazione, è importante stare in ascolto e quindi stare vicino a quello, alla cassa di risonanza di molte cose. E quindi la scuola è stata costruita, fatta perché si è creata una piccolissima Atene, diciamo, di questo mestiere, perché gli incisori, uno svedese, un americano, un argentino, un messicano anche, si sono prestati e hanno donato in qualche modo la loro conoscenza, ed è una conoscenza che veniva tramandata dentro le banche centrali, quindi in luoghi che non erano vere e proprie scuole, erano delle botteghucce di sicurezza. Quindi questo collegamento è stato in qualche modo ritrovato anche nel dopoguerra, qui a Urbino, nella Scuola del Libro, che era allora una scuola di eccellenza, appunto, come ancora oggi, ma in questo caso era l'unica scuola probabilmente in Europa dove il bulino veniva ancora ricondotto alla traduzione. Quindi è un tipo di trattamento di linee che si ricollega proprio alla preoccupazione coloristica. Questo è molto importante perché la calcografia ha seguitato anche fuori dall'ambito della banconote, quindi sarebbe importante appunto capire bene in che modo il bulino è un bulino utilizzato in maniera artistica, quindi in qualche modo selvaggia e anche quindi affascinante, o un bulino in qualche modo ottocentesco che porta in sé invece tutta la disciplina di questo insegnamento, che in qualche modo è quasi collocabile come piccola scienza, perché ha in qualche modo dei principi e delle regole ben stabilite, e quindi che vengono seguite e in qualche modo spostate verso poi un'evoluzione ulteriore, ma non è, purtroppo questa tecnica è rimasta solo dentro l'ambito delle banconote, quindi anche nella scuola che io ho frequentato negli anni 80, così il bulino era già stato spostato dall'ambito dell'incidente di sicurezza perché richiedeva troppo tempo, e quindi già nelle scuole e nelle accademie questo insegnamento si è perso, bisogna risalire appunto alle banche centrali, e oggi sarebbe già tardi, perché era già tardi appunto 7-8 anni fa, quando abbiamo recuperato un po' questa, quantomeno aperto questo discorso. Ci fai vedere cosa si Sì, intende per traduzione in quest'ambito? Perché è va bene. un'accezione un po' particolare del termine. Allora, sì, qui vedete, l'animo dell'incisore è in realtà collegato, mai distaccato dal disegno. Quindi quando si concepisce un'incisione, chiaramente si parte, per esempio, idealmente si parte dalla replica, per esempio, del quadro. Avendo tempo si fa una copia, come in questo caso a olio, quindi per avvicinarsi bene al soggetto. Quindi poi tutto quello che contiene il dipinto a olio deve essere in qualche modo catturato attraverso dei reticoli sono in qualche modo volutamente complicati, ma in qualche modo liberi di essere modificati. Quindi l'incisore escogita, diciamo, più tessiture di linee, in modo che queste tessiture contengano in qualche modo
la voce del dipinto. Quindi questa è la parte, se vogliamo, del primo approccio, quindi è eseguita a matita in due dimensioni, quindi ancora su un foglio. Però questi tratti che noi vediamo verranno poi incisi col bulino sulla lastra, quindi si arriverà a una terza dimensione, che è appunto il contenitore dell'inchiostro. Quindi quella linea verrà poi tagliata. Poi vedremo nel microscopio se riusciamo a dare un'idea, ecco così. Bellissimo. Quindi, ecco, questa tecnica si è, come dicevamo prima, complicata in qualche modo durante i secoli. L'approccio di Marcantonio Raimondi, se vogliamo, ogni tanto saltiamo così, nel Rinascimento era un approccio molto meno complicato, però conteneva già la preoccupazione di come gestire la complicazione, quindi avere delle possibilità di. Per qualche Quindi l'incisore, per esempio, pensa ad un'incisione e mentre fa lo studio, in qualche modo regola il punto luce sulla carta. Quindi dal bianco carta, che sarà il luogo risparmiato dalla stampa, che resterà quello più luminoso, via via nella banconota tutto quello che porta all'ombra deve essere difficilissimo da falsificare. Quindi questa esigenza proprio di sicurezza doveva comunque sposarsi con l'estetica, con il rispetto dell'estetica, nel caso italiano delle lire era proprio anche un rispetto per il soggetto che veniva poi attinto dalla cultura figurativa nostra, quindi anche capolavori, quindi difficilissimi da rendere, con anche il peso, se vogliamo, di una stampa industriale. Quindi l'incisore che incide per la banconota non incide per tirare al torchio i pochi esemplari, come succede per la tiratura artistica, si trova a dover mettersi in equilibrio tra una stampa velocissima, 600 foglie al minuto, una cosa del genere. E quindi, in qualche modo, una Così ci ricolleghiamo pericolosa. anche alla casa di carta. Ah, sì, ecco. Sì, potrebbe essere. Eh sì, e ci sono. E quindi c'è diciamo, ci si trova ad essere strattonati tra queste esigenze proprio industriali e Ma senti una meccaniche. cosa a questo proposito, il fatto che sia così riproducibile la lastra da renderla appunto un'incisione di sicurezza, come si concilia con il fatto che le tirature delle banconote immagino richiedano più di una matrice? Sì, perché poi diciamo non è la matrice che tu incidi e quindi che va in cassaforte, che è il prototipo iniziale, viene replicata con un sistema galvanico, con un'argentatura, e quindi viene poi creata una lastra già curvata in nickel. Ah. Però Quindi con una in ogni caso non passa dal moltiplicazione. digitale questo processo, è tutto comunque fatto con delle tecniche, diciamo, Allora, chimiche si o. sta cambiando tutto adesso, quindi anche questa. Quindi il lavoro dell'incisore consisteva in sostanza nel passare ad incidere il pezzo, in qualche modo sempre riguardante il ritratto o il paesaggio che era nel verso, però la parte estetica più raffinata. Questo prendeva l'incisore circa un paio di mesi o 2 o 3 mesi, ecco, per essere eseguito. Perché poi, ecco, la differenza che c'è qui
interessante anche ribadirlo, tra l'esecuzione odierna digitale e quella manuale era proprio, stava nel dover controllare e quindi evitare, nel caso del manuale, l'errore, perché un errore avrebbe compromesso i mesi di lavoro. Nel digitale c'è il vantaggio che conosciamo un po' tutti lavorando nel digitale, che è questo famoso Ctrl-Z forse, che in sostanza è miracoloso, pensando alla cartografia, dà l'opportunità di riprendersi da alcuni errori o alcune leggerezze. Però ecco, proprio questo fatto, ed è qui che si gioca anche molto, adesso c'è anche nella discussione tra le lezioni fatte a casa o meno. Però ecco, si tocca il concetto di come ci poniamo di fronte a un lavoro, no? Quindi quando la nostra responsabilità è totale, quando quindi la scelta estetica, quindi anche tecnica, esecutiva, è tutta sulle tue spalle, in qualche modo ogni volta metti in gioco il tempo che hai passato per portare a conclusione questa cosa, è una cosa. Quindi la qualità del lavoro dipende anche da questa responsabilità, ed è interessante proprio anche sulla mia esperienza. Ho visto che lavorando sul digitale, cercando di portare il bagaglio acquisito manualmente, il fatto di sapere soltanto che c'è una possibilità di errore ti rilassa talmente tanto da non richiedere più il 100%. Potrebbe capitare questo. Sì, giusto. Quindi adesso io passerei a far vedere un Ah, attimo con come piacere. funziona il bulino, poi magari Magari. vediamo come il digitale ha cercato di in qualche modo traghettare, no, nella modernità questo mestiere antichissimo. Io l'avevo preparato. Aspetta, Allora. io mostro cosa c'è qui. Sì, qui c'è una lastrina. Vedi, noi l'incisore mette un detto smerdocco e quindi dà l'idea dei segni pieni di inchiostro, Accidenti. Allora, intanto vi mostro come risulta poi ecco, il famoso bulino sulla dimensione, no? Quindi si lavora a cose molto piccole, ma comunque con Accidenti. degli strumenti che sono preparati appunto uno per uno e regolati in base all'incisione che si farà. Inquadro un attimo il microscopio, se mi fai vedere anche la punta del Sì, bulino. allora, avviciniamo qua. Questo è quello che si vede al microscopio. Mamma mia. Quindi tutti questi segnetti, questo ancora, ecco, Accidenti. non è finita, però contengono l'inchiostro per dare poi le ombre. Ma ecco, l'ombra non è mai un'ombra caotica, c'è sempre una sorta di ragionamento sul come rendere un nero, no? Quindi il nero in qualche modo si raggiunge attraverso un ragionamento leonardesco, no? Per gradi. Quindi anche nel punto più nero c'è un reticolo che non è assoluto, no? In qualche modo, o comunque può essere assoluto, ma c'è sempre
una gradazione. No? Allora, è interessante forse adesso giro l'asta, però no. E vi faccio vedere un attimo come Guardo qui. pulire. Sì, allora, il bulino è uno strumento che va solo avanti, questo non l'abbiamo detto, e quindi per creare per esempio un piccolo cerchietto o una linea curva, io devo muovere, ah ecco, Adesso sto ti faccio ascendendo, vedere qua. sì, devo spingere in qualche modo la lastra verso il bulino. Per questo siamo appoggiati su un cuscinetto, vedete? Quindi si crea poi un piccolo ricciolino e questa è la vaschetta dentro cui metteremo poi l'inchiostro. Rinquadramelo nel l'ha trovato, eccolo lì. Sì, quindi il bulino immagino che vada affilato Sì, spessissimo. va affilato con delle pietre. Quindi il cuscino è essenziale perché ti serve a ruotare, diciamo, a poter esercitare pressione e a ruotare al contempo la Sì, lastra verso il bulino. fa da fulcro, diciamo, ecco. E sì, quando appunto le prime proposte di transizione digitale suggerivano appunto di utilizzare una postazione standard, in qualche modo con un mouse, eventualmente una tavoletta per fare alcuni ritocchi. Questo si è rivelato subito una prigione, ecco, perché poi il gesto gestito con un mouse o anche con una punta di plastica che tocca un'altra superficie di plastica. Sì, potete immaginare, no, quanto desse fastidio. Allora si è cercato di modellare in qualche modo, adesso possiamo passare di limitare, diciamo, più possibile le forzature, diciamo, che di limitare ci. Qui ho messo un esempio di Mona Lisa che poi era stato. Quindi in sostanza utilizzando delle linee vettoriali si lavora alle linee cercando di mantenere lo spirito che si aveva sulla lastra. Quindi questo fa parte di una sperimentazione che poi si è fermata un po' a metà, però era stato pensato appunto questo tavolo per accogliere in qualche modo ancora una volta i gesti dell'incisore, quindi per non perderli. In qualche modo si poteva muovere il pennello facendo ruotare la tavoletta Sì, come se fosse in sostanza una lastra, no? Quindi questo sul recupero de cuscino. dei gesti in una situazione che in qualche modo facilitava, no? Le posizioni, perché poi stare tante ore davanti a un lavoro rivelava anche un lavoro, poi uno schermo così, rivelava anche dei limiti proprio fisici, quanto fosse invece molto più comodo lavorare Ma pensa. con un lentino, per esempio. È Incredibile. curioso, ma Sì, è vero, incredibile. ed è lì che ci si domanda se una cosa funziona, ecco, perché sostituirla, o quantomeno il dramma è che è stato defenestrato, per esempio al Poligrafico, anche alla Banca d'Italia, sono state defenestrate i laboratori dell'incisore, quindi con una grande fretta, quindi è stato
qualche modo smantellato tutto quello che ancora avrebbe potuto ispirare la ricerca di situazioni anche più veloci. Io capisco che l'industria abbia, l'incisore era sempre l'ultimo, no, a finire il pezzo, quindi si sentiva dietro la produzione che aspettava questo benedetto incisore che era ancora insoddisfatto. Però ecco, è bello capire che far leva ancora su delle cose in qualche modo arcaiche ha un senso, non è soltanto archeologia Sì. E senti una cosa, quando si dovessero usare tecniche di questo genere, in ogni caso quello che vediamo qui non è fatto per essere stampato in digitale, ma comunque per essere poi attraverso il laser utilizzato per produrre comunque le matrici. Sì, questo in sostanza è molto simile al disegno che abbiamo visto Al di. disegno preparatorio, Sì. perché giusto, questo prima forse non l'avevamo detto, che quei disegni che vedevamo lì sono studi preparatori Preparatori per fare per. questa operazione di traduzione. Tra Sì. l'altro qua sotto hai il Baldassare Castiglione. Sì. E quindi così vediamo anche che cosa si intende per traduzione, cioè questo è. Certo, sì, questo è sì, in qualche modo lo studio che l'incisore fa per avvicinarsi alla lettura delle anatomie, dei passaggi tonali. Tutto questo poi va ridisegnato al formato definitivo, quindi sulla lastrina piccola, e in qualche modo anche reinventato nella scuola classica. Quindi il disegno delle linee viene riproposto anche a punta secca sulla lastra prima di tagliare proprio il metallo, quindi ancora con un certo margine di correzione. Nel caso del digitale, invece, quel file a due dimensioni viene fatto bruciare, diciamo, da un laser. Quindi il laser passa su tutti i segni seguendo dei parametri che diamo noi e quindi gestisce le profondità. Quindi in questo il laser è perfetto. Abbiamo provato a fare per esempio delle repliche di incisioni fatte a mano riproposte in digitale proprio per collaudare l'esattezza, no, del rispetto. Ecco, questo è un buon, diciamo, dà un risultato tecnicamente ottimo. Però quello, è il richiamo in qualche modo del patrimonio legato alla sensibilità dell'incisore che viene a mancare. Perché oggi si tende a partire con gli studi direttamente su una fotografia e quindi c'è. Diventa sempre più naturale tralasciare i passaggi di, in qualche modo, contemplativi legati all'immagine. No? Sì. Quindi, mentre prima l'incisore, quando cominciava ad incidere col bulino ed era di fronte all'occhio, non so, del Baldassare Castiglione, doveva in qualche modo già aver dialogato, no? Col soggetto e aver capito come muovere i tanti fili, no? Come appunto muovere tante cose di un. Ecco, questo rimane ancora un nervo scoperto in qualche modo, perché Senti poi. Bruno, ci fai vedere quel puzzle Sì. molto strano che mi avevi fatto vedere ieri? Sì, qui come dicevamo prima, sono passati circa una trentina di allievi. Adesso qua c'è una specie di mappa, magari è curioso vedere da dove all'epoca eravamo collegati con questi paesi e ci era venuto in mente di provare a risoffiare sulle ceneri in qualche modo dell'attività incisoria su lastra, provando a dividere una.
una lastra e distribuirla a tutti gli allievi e i maestri che quindi dovevano eseguire la loro porzione di Raffaello a mano. Quindi A mano e digitale, alcuni hanno scelto in poi. pratica tu hai diciamo, deciso come segmentare il lavoro Sì, qui c'è una. assegnandolo a ciascuno e hai Sì. preso la lastra che hai fatto tagliare di conseguenza, hai spedito a ciascuno i Sì, pezzi. e poi abbiamo aspettato un mesetto, Ah, ti insomma, dirò, pensavo io, beh, c'è chi peggio. anche ha tardato, però, ma questo era in sostanza un gesto quasi simbolico per rimettere appunto nell'ordine delle urgenze anche questo tema, ossia come il digitale poteva in qualche modo facilitare certe cose, ma anche rischiava di scadere, no? In qualche modo ci sono più insegnamenti che vengono da questo Bello esperimento. questo si apprezza anche di più perché essendo non micro incisione, ma Sì, questo è stato volutamente sì. allargato perché poi. E mi fa vedere il Sì, qui risultato il a risultato. stampa. Adesso abbiamo stampa qua. Perché questo è anche, secondo me, molto rappresentativo di quanto soggettiva sia poi la traduzione che dicevi prima, perché è una scienza nella tecnica, ma poi è comunque un'arte nell'implementazione, perché. Certo, sì. E beh, sì, ci sono. Sì, si vedono tanti, tanti approcci diversi e. Anche bello che da lontano comunque le cose, diciamo, le soluzioni finiscono per avere una resa molto simile, ma da vicino sono completamente diverse le tecniche adottate. Sì, e qui c'è un altro tema che è quello di come si potrebbe trovare, e forse nell'Ottocento c'era già questa sorta di codice che andrebbe in qualche modo recuperato, in parte l'ho fatto con questa scuola, ma quindi capire quale tonalità, quindi attraverso che tessitura di linee, si otteneva un colore e quindi veniva poi ripetuto in qualche modo. Quindi era come un pattern per il blu, adesso Sì, a sì, sì, sì. grandi Sì, linee, no? E sì, sì. una cosa per i rossi, perché poi l'incisione nell'Ottocento era in qualche modo un mestiere che prima della fotografia aveva delle richieste altissime di produzione. Quindi c'erano delle botteghe che si passavano la lastra e quindi l'incisore, per esempio, che si dedicava al paesaggio del sottofondo, poi lasciava il primo piano all'altro incisore che era specializzato in panneggi, per esempio, e la parte magari dove c'era un cavallo veniva eseguita da chi era specializzato in cavalli. Quindi Sì. c'era anche questo tipo di discorso che forse esula dal discorso artistico di pochi che erano. Poi i grandi maestri incisori gestivano poi la loro lastra, perché poi c'è. Però Certo. nella richiesta, per esempio a Roma, abbiamo il gabinetto delle stampe lì dietro la Fontana di Trevi, la calcografia nazionale. È importante per esempio per gli allievi anche che vengono qua trovare e avere tempo di osservare le vecchie incisioni che abbiamo, per esempio qui alla Casa Raffaello, l'Accademia Raffaello, un archivio storico molto interessante, anche alla Scuola d'Arte ci sono alcuni esempi, e poi il tutto anche, se vogliamo, intersecato da altri incisori che hanno punteggiato anche la cultura più popolare
più contemporanea, come la raccolta di Renato Bruscaglia, che la figlia adesso sta mettendo a punto, c'è anche Giuliano Santini che ha con il Causa una raccolta. Quindi l'incisione qui a Urbino è ovunque, forse bisogna cercarla e scovarla, come hai saputo fare te forse. Però ecco, è comunque un mondo interessante, ma soprattutto perché si ricollega a questo ambito che è comunque molto prezioso e che in qualche modo meriterebbe di essere studiato perché contiene molto di tutto quello che serve in fondo a un artista, è in qualche modo la sintesi di tante capacità che deve avere un pittore, un disegnatore, Quindi vale la pena di soffermarci per concludere, ammesso che siamo alla conclusione, ma dimmi pure tu, sulla banconota che, Sì, di Raffaello, sì, questa è fatta da Cennini. quella delle 500.000 lire, quindi è una banconota anche particolarmente preziosa in sé, Sì, oltre che per la che è stata poi forse microincisione, una del, credo una delle ultime, l'ultima lira uscita sì, forse. ed è molto interessante, quindi, da quello che ci hai raccontato, capire che il bulino, quindi, esisteva già prima di Cristo, che però veniva utilizzato in altro modo, che nel Rinascimento ha avuto questa esplosione, forse fortuita, per l'invenzione Sì. dell'incisione, e che in realtà proprio la microincisione di banconote è quella che forse più di ogni altra arte e tecnica conserva la tradizione. Esatto, Perché sì, le no, ragioni di esatto, sicurezza in pratica inducono a tenerla viva, che è una cosa molto interessante. E tra l'altro è anche molto interessante per i ragionamenti che a me piace fare su il rapporto tra analogico e digitale, perché l'analogico ha proprio l'unicità dalla sua che il digitale in realtà non ha. E qui la sicurezza è proprio quella dell'unicità della mano e del tratto dell'incisore, che per quanto sia, anche lui stesso non riuscirebbe mai a imitare. sì, no, è ancora affascinante appunto osservare, capire e anche ricordare chi c'era dietro queste immagini, alcuni personaggi che io ho avuto la fortuna di incrociare, che tengo là come pietre di miliari, comunque di luoghi, trampolini di ispirazione, questo c'è Franci, che era stato l'allievo di Cionini e di Chieti, quindi Franci, questo qua. E qui invece abbiamo Chieti e Cionini, che ho ritratto mentre mi insegnavano, che comunque erano dei nonnetti che erano stati capaci, in qualche modo, per me, che allora avevo circa 20 anni, di accendere, no, lo stupore dietro questo mestiere, che in fondo anche appunto prima ancora di dedicarsi a un'arte c'è l'accensione di qualcosa che poi ti permette di amarla e quindi di rispettarla. Ed è per questo che comunque loro sono lì e la scuola è forse più loro che mia. Benissimo, Bruno, grazie mille, è stato molto piacevole e interessante, ti ringrazio davvero. Speriamo. Di nuovo, Alla saluti a prossima. tutti, grazie.